Siamo qui con Michele Vianello, il direttore generale del Parco Scientifico Vega, al quale chiediamo di spiegarci brevemente di cosa si tratta e in cosa consiste questa iniziativa, chi coinvolge. Beh, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia ha ormai 10 anni di vita, nasce per recuperare una zona, una fabbrica dismessa di Porto Marghera. Oggi ovviamente si occupa d'altro, non ci occupiamo più solo di recupero ambientale. Dentro l'area di Vega lavorano circa 2.000 persone, 170 aziende, ovviamente non tutto è scienza e tecnologia, ci sono anche molti servizi, tuttavia rappresenta ormai un'attività ed una realtà sia produttiva, sia di ricerca, sia di occupazione, direi fra le più importanti del Veneto. Sono convinto Parco uno dei più grandi, se non il più grande, in termini dimensionali d'Italia. Ci apprestiamo naturalmente attraverso sinergie con operatori e con soggetti privati ad un raddoppio. Prossimo anno cominciano i lavori per raddoppiare l'area del Parco Scientifico. Il laboratorio di nanotecnologia al Parco è uno dei più importanti laboratori di nanotecnologie italiani. Consorzio Venezia Ricerche, società mista fra l'università e soggetti pubblici e privati, rappresenta un altro punto di eccellenza soprattutto per lo studio e la ricerca in materie di recupero ambientale. Ricordo sempre che Vega sorge in un'area dismessa, inquinata, e quindi da quell'ambiente degradato ne traiamo anche motivi per esistere. Più svariate decine di piccole e medie imprese, anche nel campo dell'ICT, rappresentano delle assolute eccellenze, cioè coloro che sviluppano nuovi device, nuove apps, nuove forme di ricerca e di innovazione, studio di applicativi RFID. Tendo a dire, non è solo un luogo di ricerca, è anche un luogo di trasferimento alle imprese, di un luogo di imprese che si raffrontano quotidianamente con il mercato. Lei ha parlato in una intervista con noi di anello di congiunzione. Anello di congiunzione tra chi e chi? Perché io penso che i parchi abbiano ormai esaurito quel motivo per il quale sono nati, recuperare, essere buona prassi urbanistica, come la definisco io, cioè recuperare parti di territorio. I parchi possono essere oggi un luogo che aiuta l'innovazione di un territorio, cioè punto di congiunzione fra la ricerca allo stato puro, fra i cittadini che sono grandi oggi gestori e utenti di ricerca, soprattutto quando usano strumenti, ICT, web e così via, e le pubbliche istituzioni, cioè sono un luogo virtuoso, neutrale, che genera innovazione sul territorio. Questo penso sia la funzione oggi più importante per i parchi. Non a caso il filone del quale io mi occupo prevalentemente è quello delle smart cities, cioè delle città intelligenti. Città che appunto, poiché sono in rete, poiché generano dialoghi, poiché usufruiscono di ciò che i dialoghi in termini di valore procurano, sono luoghi che attirano persone, che tendono ad espandersi, che attirano ricerca, che procurano ricchezza. Cioè i parchi possono essere, non il soggetto è presuntuoso, uno dei soggetti che generano ricerca ed innovazione sul territorio, posto virtuoso. Esempio che ad esempio facevo nella conferenza oggi è quello che ognuno di noi, quando gira con un normalissimo device, questo iPhone 4, così facciamo un po' di pubblicità all'Apple, ma non ne ricevo niente in cambio, quando gira e interloquisce con altre persone in rete genera valori. Può essere l'uso di una qualsiasi piattaforma che raccomanda un ristorante piuttosto che un altro. Può essere il fatto che attraverso un'app caricata su questo iPhone individua una fonte di inquinamento. Può essere che nel momento in cui è georeferenziato e sta a bordo di un mezzo pubblico traccia i tempi di percorso ottimali o non ottimali di questo mezzo sul territorio.
L'insieme di questi dati, se interagiscono fra di loro, costituiscono una straordinaria ricchezza per il territorio. La costituiscono per l'economia, la costituiscono per il commercio, la costituiscono per l'ottimizzazione dei mezzi di trasporto, la costituiscono perché rilevano costantemente la qualità dell'aria, eccetera. Quindi il cittadino è un produttore di dati interessanti. Il problema vero è mettere insieme questi dati, farli interagire, farli usare ai decisori politici ed economici. Questa è l'essenza della Smart Cities. E qui un parco scientifico gioca ruoli importanti, di essere elemento, come dico io, cosa fai ogni giorno? Il facilitatore di rapporti, perché questo dobbiamo fare noi, facilitare rapporti, mettere insieme conoscenze, metterle a disposizione, aggregarle, togliere, come si dice in gergo, la fuffa dalle robe importanti. Nella sua esperienza, chi traina chi oggi in Italia? È complicatissimo, tema assolutamente complicato, in teoria le pubbliche istituzioni. Pubblica istituzione che decidesse di avere un dialogo virtuoso con cittadini ed imprese dovrebbe essere il traino, cioè è il soggetto che in quanto neutro, in quanto pubblica istituzione dovrebbe essere colui che raccoglie i dati. La cosa non è sempre semplice perché l'uso di queste piattaforme implica dialoghi bidirezionali, cioè non esiste la pubblica amministrazione unidirezionale. Quando tu parli con i cittadini è un dialogo bidirezionale. Il cittadino ti dà delle informazioni, tu in cambio devi dargli cosa gli devi dare, devi dargli una interazione costante. Come dico io, la mia battuta è non me ne voglia nessuno, quando tu sei in rete non c'è Bruno Vespa che ti fa la mediazione, cioè quando tu sei in rete sei te e i cittadini. E quindi dialogo assolutamente virtuoso vale per i cittadini, vale anche per le imprese. Perché l'impresa che oggi sa usare bene l'immensa risorsa delle informazioni dei cittadini ha gratuitamente, fra virgolette, una fonte informazione di una fonte incommensurabile di informazioni, pensiamo ad esempio per fare marketing, per fare pubblicità, non ha più bisogno ad esempio di uso di vecchi media. Può cominciare a usare con molta efficacia social media, costa, certo costa, costa un rapporto di qualità con i cittadini. Come diceva un certo signore, i mercati sono conversazioni, e in quei mercati e in quelle conversazioni tu puoi essere valorizzato, oppure se il tuo prodotto, scusate il termine, fa schifo, è chiaro che sono problemi assolutamente tuoi. Il ruolo delle infrastrutture digitali in questa discussione. Questo è un paese che se non investe in banda larga ha finito di vivere, detta con molta franchezza. Cioè questi dialoghi, queste conversazioni, l'attività vostra di GAR, le università, tutti noi siamo in grado di generare conversazioni se abbiamo banda larga. Cioè in altra epoca abbiamo costruito ferrovie, perché se non arrivavi in un posto in ferrovia eri fuori dallo sviluppo. Oggi dobbiamo buttare giù banda larga e non può essere affidato a GAR. Cioè, o si decide che questo paese investe seriamente in banda larga e connettività in movimento, wifi, perché wifi? Perché le previsioni ci dicono che fra 5 anni metà degli accessi alla rete avverranno attraverso la connettività in movimento. Quindi è chiaro che i luoghi che hanno banda larga più wifi sono i luoghi privilegiati per lo sviluppo e per l'insediamento di persone. E questa è l'essenza del digital divide, al di là di tutte queste chiacchiere. Devo dire con mestizia, non vedo il nostro paese in palla, mettiamola così. Vedo un paese che non sta pensando a questa infrastrutturazione. Noi ci proponiamo, noi lavoriamo per essere un luogo che consente di aver binari, però contemporaneamente un luogo dove piccola e media impresa sperimenta prima di acquistare, prima di comprare, soluzioni di cloud piuttosto che di virtualizzazione e il luogo dove si dimostrano il ritorno, il risparmio, il ROI, il guadagno per l'investimento che viene fatto. Questa sede oggi, ad esempio, sono stati fatti esempi straordinari di risparmio, di innovazione, di efficienza che si può fare attraverso la virtualizzazione. E questa cosa però bisogna spiegarla a un piccolo imprenditore, bisogna farne capire i vantaggi. Bisogna capire che non esiste, è mia questa informazione, no, è certamente tua, ma tu la metti in un luogo dove può essere anche condivisa virtualmente con altri, non la conoscenza in sé, ma è condivisa dal punto di vista della virtualizzazione, quindi una straordinaria opportunità di sviluppo. Però ci vuole luogo per sperimentazione, noi siamo luogo per sperimentazione.
ma poi avete bisogno di una porta per entrare poi c'è uscire. Bisogno di porta per entrare e per uscire. Allora ci sono dialoghi che possono essermi garantiti da operatori privati, c'è un rapporto con centri, università, centri di ricerca e università del mondo, e qui bisogna fare un accordino fra Vega e Garo. Adesso qui vediamo se sono rose, come io spero assolutamente, fioriranno.